Il 7 ottobre scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del cosiddetto Lodo Alfano, cioè di quella legge approvata nel luglio del 2008 che stabiliva la sospensione dei processi pendenti nei confronti delle più alte cariche dello Stato per l'intera durata del loro mandato. I giudici della Consulta, in particolare, hanno ritenuto che il Lodo Alfano violasse due articoli della Costituzione. L'articolo 3, che stabilisce il fondamentale principio di uguaglianza, per cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, e l'articolo 138, che è la norma che regola la speciale procedura parlamentare prevista per l'approvazione di leggi di rango costituzionale. Da quanto è dato comprendere dal comunicato della Corte, dunque, i giudici hanno ritenuto che il Lodo Alfano introducesse una deroga al principio di uguaglianza, riconoscendo alle quattro più alte cariche dello Stato la possibilità di sottrarsi, sia pure temporaneamente, al giudizio dei giudici. Poiché il principio di uguaglianza è un principio costituzionale, allora anche la norma che deroga a tale principio doveva assumere lo stesso rango, doveva essere dunque contenuta in una norma costituzionale. Il Lodo Alfano invece è stato approvato con legge ordinaria, senza cioè fare ricorso a quella speciale procedura prevista dall'articolo 138 per l'approvazione di leggi costituzionali. Questo è il motivo per il quale i giudici della Consulta hanno ritenuto illegittimo il Lodo Alfano. I primi commentatori della sentenza, tra cui l'avvocato Luigi Viola, nell'intervento pubblicato su Altalex l'8 ottobre, hanno subito messo in evidenza la particolare complessità e delicatezza dei profili giuridici e istituzionali, in questo caso sottoposti al vaglio della Consulta, e non hanno mancato di rilevare la necessità di raffrontare questa sentenza con una precedente sentenza della Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del cosiddetto Lodo Schifani, cioè di una legge del 2003 che in sostanza interveniva a disciplinare la stessa materia sulla quale poi è intervenuto il Lodo Alfano. L'esame di tutti questi aspetti, tuttavia, non può che essere rinviato a quando saranno rese note le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, le quali si attendono tra circa 20 giorni.